È molto competitiva e non riesco a trovare una caratteristica in particolare, però nell'insieme hanno fatto veramente un gran mezzo. Beh, sicuramente in salita si sentono i quasi 7 etti di meno che sono stati limati sul telaio nuovo e hanno cercato di fare una bici molto più adatta all'XC e secondo me hanno fatto un ottimo lavoro. E provandola si sente subito che è più reattiva, più facile da pedalare e col sistema di carro nuovo e se oltre a limare il peso il carro è un po' più facile sì, di nuovo, come dire, di nuovo da pedalare e non affonda molto come sulla vecchia Blur e quindi è stato molto più facile trovare una regolazione anche per il tratto in salita e in discesa la bici si comporta comunque bene, è stato un po' aperto l'angolo di sterzo e aumentato il reach, quindi personalmente io riesco a guidare con un attacco più corto e mi sono trovato molto bene con questa nuova posizione e quindi sì, secondo me è stato fatto un grandissimo passo avanti per le gare XC. Con il fatto che è stato modificato un po' le geometrie, allungato il reach e aperto l'angolo, la bici si comporta comunque benissimo, quindi non si sente questa differenza. E regolare l'ammortizzatore, come ho detto prima, è stato molto, molto più facile. E quindi sulla vecchia bici abbiamo lavorato molto per tenerlo sostenuto in salita, quindi era leggermente, nonostante il WPT, era leggermente più duro. Adesso invece quando si sblocca la bici, l'ammortizzatore in discesa è più morbido, più sensibile, quindi non si sente la differenza. La bici nel suo insieme in generale è un'ottima bici per l'XC perché comunque va forte in discesa ed è ad un peso veramente, veramente, veramente basso, quindi è molto competitiva e non riesco a trovare una caratteristica in particolare, però nell'insieme hanno fatto veramente un gran mezzo.